Cari amici e care amiche di Passione Dolomiti, ben ritrovati e ritrovate. Oggi sono in un posto magnifico, non solo per il tempo, ma proprio perché sono al cospetto delle Dolomiti, le montagne più spettacolari del mondo. Sono proprio qui, in presenza con due amici di Passione Dolomiti, Marion e Carlo. E ci troviamo nel loro albergo, l'Hotel Cappella di Col Fosco in Val Badia. Ben trovati! Grazie, voi ben trovati. Ecco, l'albergo ha una lunga storia però, vero? L'albergo ha una lunga storia, è vero. Infatti noi siamo adesso la quarta gestione che lo gestisce. La casa vecchia, diciamo, era un maso che si chiamava Maso Pitchite. È stato acquistato da mio bisnonno nel 1912 ed è stato poi denominato in albergo cappella perché c'era una piccola cappella nella struttura. Questa cappella tuttora esiste e poi è stata spostata di fronte all'albergo. I miei genitori poi hanno costruito questa casa nel 69 nel 2000 c'è stato un primo grande cambiamento. Noi adesso, mia moglie e io, lo gestiamo dal 2013 e ogni anno noi abbiamo costruito parte più. La parte più importante l'anno scorso, durante il coronavirus, eravamo chiusi da marzo fino a dicembre, che abbiamo ristrutturato tutta la casa. Sì, proprio una storia lunga. Una storia proprio di maso, no? Tipico dell'ambiente ladino, perciò anche i tuoi avi erano dei pionieri, no? Prima parlavi del Dolomiti Superski. È proprio stata questa capacità, no? di investire in un turismo, però un turismo di qualità ovviamente. Basta guardare questo albergo, no? Con gli ultimi lavori fatti siamo arrivati addirittura a un 5 stelle. Volete arrivare a un 6? No. Noi non vogliamo arrivare a un 6, per noi la cosa importante è che l'ospite si trovi bene, che è che conduciamo l'albergo sempre noi due con i nostri figli, cioè deve essere un ambiente familiare, che gli ospiti si trovino bene, che abbiamo sempre il contatto diretto con gli ospiti, la spensieratezza e la semplicità. Che specialmente in questo periodo qua penso che sia molto molto importante dare serenità e familiarità ai nostri ospiti. Ma è quello che si respira appena arrivati, proprio l'accoglienza è il vostro biglietto da visita, però tutta la struttura è a dimensione dello stare bene, no? Vedo anche le ampie vetrate in cui non entra solo la luce ma entra proprio la natura, no? Quasi quasi è come se entrassero, voi voleste portare dentro la vostra tradizione e le vostre montagne. È veramente uno spettacolo. Poi andremo, no? Sì. a visitarle. E noi anche ci troviamo in un posto veramente rilassante. Qui con queste belle chaise longue, il prato, l'area benessere. Ecco, è un piccolo, piccolo paradiso, penso che venga molto apprezzato, no? Dai vostri ospiti, perché è vero, si viene per fare sport, ma diciamocelo che poi vogliamo anche un po' riposare. Certo. Poi trovate il tempo di riposare, no? Nell'ultimo anno no, però diciamo dopo quest'anno molto strano per tutti, io penso che tutti hanno bisogno di tranquillità, non solo di sport, ma anche di rilassarsi, di godersi la bella natura, di potersi sdraiare in un prato verde e di godersi le nostre montagne e la nostra vista. L'importanza proprio dei colori della montagna, l'azzurro del cielo, il grigio delle montagne, il verde, no, dei prati, dei pascoli che in Alto Adige, in Val Badia, sono veramente ben mantenuti. È piacevole, no, questo contrasto della vita quotidiana, ancora con l'allevamento, però anche il turismo che si integra alla perfezione, no? Con la vita quotidiana della montagna. È fantastico proprio. E poi i miei avi, praticamente il fratello del mio bisnonno, ai tempi nel 1800 sono andati nel Caucaso a fare delle misurazioni. A pensare che ai tempi un contadino, perché erano contadini,
andavano al massimo una volta l'anno nella città più vicina che c'era, tipo Brunico, e questi sono andati dell'Oriente per fare delle misurazioni e sono rimasti là per 2 anni. E poi l'altro zio, il tuo zio, era il numero 10 dei maestri di sci dell'Italia. Mm-hmm. Quindi erano dei grandi avventurieri. Anche i miei genitori hanno continuato questa tradizione, questa radice di voler andare lontano. Infatti loro in 50 anni hanno visitato oltre 90 stati del mondo, andando sempre con la tenda. Dopo vediamo qualche vetrina delle cose che hanno portato, che al giorno d'oggi è impossibile trovarle. Certo. Io ho seguito qualche viaggio con loro nel Tibet nel 97, che era ancora chiuso, eravamo il quarto gruppo turistico a poter entrare, avevamo la guida di Reinhold Messner, casualmente l'abbiamo anche lui trovato là, e questa radice del pioniere, di andare lontano, di vedere lontano, questa ti è rimasto anche nella nostra visibilità. Quindi noi, anche facendo questa casa adesso, ci siamo resi conto che veramente abbiamo questa vista fantastica, quindi abbiamo fatto tutta costruzione in base alla vista che abbiamo, con le ampie vetrate, con questo laghetto, proprio per poter dedicarsi a vedere queste montagne, per prenderle in casa. Questa era la concezione, l'idea base di creare questo ambiente, di ricreare questo ambiente che era sempre molto conosciuto in tutta l'Alto Asia, e l'abbiamo riproposto con questa parte nuova della vista, insomma. Certo, la vista naturale è spettacolare, e questo racconto, no, di viaggi lontani, queste esperienze che voi riportate, mi piace quando chiamate casa il vostro albergo. Ecco, il bello l'avete anche però portato all'interno con opere d'arte, poi andremo a vederle. C'è, no, questo scambio proprio culturale, sì, che la gente apprezza molto, perché l'arte è comunque una parte che ci arricchisce, volente o nolente, anche chi magari non è a conoscenza, ecco, che entrare in determinati splendidi ambienti dell'albergo, vedere le vostre sculture, ecco, crea interesse, no? Si domanda, e domandare già instaurare un dialogo, e in questo voi siete bravissimi nell'accoglienza. Con l'arte ha iniziato la mamma, lei nell'89 ha aperto la sua galleria, Art Gallery René. Adesso lei è andata in pensione, ha chiuso la galleria, però rimane sempre l'arte, comunque ci rimane sempre in casa. Abbiamo delle opere molto importanti come Migneco, Gottuso, Palladino, Pomodoro, Dalì. Poi una figura molto importante anche Aaron Demetz, che è il fratello di mia moglie, che ci ha portato delle strade molto belle, molto importanti. E l'arte continua comunque a vivere. Mamma mia, in avete tutta la pezzi, casa, in tutti, sì, i corridoi, molto bella, sì. Avete dei pezzi molto importanti, delle collezioni di arte contemporanea. Ecco. Tornando ai vostri ospiti, Marion, so che comunque voi proponete anche delle vacanze a tema, no? Proprio specifiche per i vostri ospiti che magari appunto vogliono andare con la bici o fare escursioni o l'inverno, mi immagino, ecco, sciare. Siete attenti anche su quello? Sì, noi abbiamo varie offerte che vengono proposte in inverno. Abbiamo praticamente il Super Premier, che è prima di Natale, un periodo dove su 4 giorni gli ospiti prendono un giorno gratuito sia in un albergo, sia allo ski pass, sia per i maestri di sci. Oppure a marzo c'è l'offerta settimanale, dove anche là praticamente un giorno è gratuito e dove i bambini pagano di meno. Per l'estate abbiamo appunto queste offerte dove ci affidiamo poi alle guide,
che sono poi gratuite per gli ospiti, poi ci sono i periodi delle bici e insomma cerchiamo di dare varie offerte per poter accontentare tutti gli ospiti in tutta l'estate e in tutto l'inverno. Certo. Abbiamo parlato di sport, di avventura, di trekking, tutte le varie possibilità estive e invernali. Quello che mi piace molto di questo albergo, voi parlavate dell'accoglienza, no? Vi sentite una famiglia, il vostro albergo è una casa e infatti molte sono le famiglie che scelgono l'Hotel Cappella. C'è una dimensione favolosa per i bambini, noi ci troviamo nel parco giochi, ma stanno veramente bene anche loro. Ma anche noi abbiamo due figlie che ormai stanno crescendo, ma per noi i nostri ospiti più piccoli sono sempre stati molto molto importanti. Abbiamo, diciamo, offriamo anche per i più piccoli, offriamo per l'estate un parco giochi con trampolino, scivoli, altalene. Per l'inverno comunque abbiamo in albergo una sala giochi dove si possono divertire con la roccia, la parete insomma di arrampicata, hanno il ping pong, hanno il calcetto, hanno vari giochi anche là. Poi comunque anche col fosco offre tantissimo per i bambini perché c'è il parco avventura, c'è il parco animali, anche salendo con gli impianti si trova sia al Piz La Villa che al Pizzo Rega, ci sono vari parco giochi dove ci sono i giochi con l'acqua e insomma anche per i più piccoli col fosco e la Valbadia offre tantissimo. Quello che mi piace della dimensione familiare è anche l'orto casalingo. Molto ben curato, si trova un po' di tutto. Ma vuol dire allora che poi quando arriviamo in sala da pranzo abbiamo anche l'insalata del vostro sì. Orto, le vostre erbe aromatiche? Chi lo cura l'orto? Allora l'orto lo curo io perché comunque per me è uno svago per venire fuori e curare il mio orto. Noi usiamo le nostre insalate, le erbe nella nostra cucina, i cuochi vengono tutti i giorni a prendersi quello che gli serve e io poi ci penso poi a rimpiazzare le insalate che siamo sempre in stagione insomma. Certo. E anche l'orto si deve dire che fa parte della nostra tradizione perché sia i miei nonni che anche i suoi nonni e anche i genitori già da sempre avevano l'orto. Perché una volta non c'era turismo, allora si doveva vivere di quello che dava la terra, anche se qui non cresce tanto. E questa tradizione adesso continua, è la genuinità del prodotto, di ciò che va sul piatto, è fondamentale, molto molto importante. Sì, però la freschezza, no? Mangiare un'insalata appena colta, è vero che qui magari non crescono varie tipologie, ma quelle che crescono sono croccanti, sono saporite, sono ottime. Sì. Anche i rapanelli, no? Appena appena un po' pungenti. Sì. Ecco. Ma è proprio la tradizione anche gastronomica della Valbadia, con sapori eccezionali. Però mi piace perché nel vostro orto coltivate erbe aromatiche anche internazionali, no? Questo bel profumo di rosmarino, sì, dell'erba cipollina, del timo. Ecco, io sono rimasta proprio estasiata, avete anche il pinocchio, qua cresce di tutto, altro che non cresce. Le coste, i pomodori, i peperoni purtroppo non crescono perché siamo troppo alti, siamo a quasi 1700 metri di altitudine, però insomma quello che riusciamo a coltivare qua cerchiamo di metterlo insomma. Non solo orto però, ho visto le galline, invece queste sono l'hobby di Carlo, vero? Ma anche questo magari fa un po' parte della tradizione dove i miei nonni avevano mucche per il latte, per il formaggio, per il burro. E certo oggi mucche è un po' difficile tenere, però abbiamo qui dietro un piccolo pollaio con sette galline di varie specie. Ci sono delle galline nere, di quelle grigie che fanno delle uova scure come cioccolato, l'altra le fa verde e poi è una distrazione anche per bambini. Sì. E fa sempre parte della nostra tradizione e qui in questo posto ci sta bene.
ci sta bene, sì, sì. I bambini piacciono, gli animali piacciono anche a noi grandi, ma non abbiamo il coraggio magari di dirlo. Invece i bimbi, ecco, sì, si divertono in questa natura. Esatto. Che per noi è stata vita, per loro invece è spensieratezza, mi immagino, no? Come dicevate voi, magari dopo un periodo lungo di scuola, ecco, i bimbi hanno voglia di stare all'aria aperta, sì, anche liberi, no? Qui sono protetti, assolutamente. Sì, non... perché noi pensiamo, per esempio, a tantissimi bambini di città che non hanno mai visto animali, animali, mucche, galline, che per loro, l'esempio dei bambini di città che... e che pensano che la mucca sia viola perché vedono la pubblicità della Milka. Sì. Però è vero, eh? E qui, qui vedono, qui ci sono ancora i pascoli con le mucche, appunto le galline, fa parte sempre della tradizione, fa parte di questi posti. Uno viene per vedere questo, per vedere il verde, le montagne, gli animali, fa proprio parte della nostra identità. Per quello, no? È spettacolare il contrasto durante una passeggiata. Vediamo le mucche al pascolo, vediamo un ambiente favoloso in cui si inseriscono benissimo gli impianti di risalita, che alla fine anche d'estate sono una comodità per salire in quota, perché non dobbiamo dare per scontato che vengano solo alpinisti, perché la possibilità di andare in montagna qui è veramente garantita. Questo è un aspetto della Valbadia, ma delle zone dolomitiche molto importante e molto apprezzato. Esatto. Esatto, così uno si porta in quota senza dover affaticarsi troppo e poi su, trovandosi una volta in quota, si può girare, si può vedere, si può esplorare e poi su ci sono altri animali anche selvatici, ci sono i camosci, i caprioli, le marmotte, ci sono le aquile, è un mondo fantastico. Noi questa mattina, venendo dal Campo Longo, abbiamo visto marmotte in mezzo, tranquille, alla strada. Sì, proprio. Esatto, volevamo esatto. Addirittura fermarci e fotografarle, perché ormai fanno parte, non hanno più paura, stanno bene anche loro. Bene possiamo anche loro, sì. È un paradiso a 5 stelle dappertutto. Maria, Carlo, ci troviamo nel mondo delle acque. Un mondo fantastico. Sembra di essere in una sala da ballo, un ambiente spettacolare, bellissimo. È una novità che possiamo attribuire a voi, vero? La piscina c'era già prima, ma questo bel design così l'avete venuto voi. La piscina c'era già prima, è stata costruita nel 74, era una delle prime piscine coperte in Alto Adige e nel 2015 abbiamo ricreato questa piscina con la piscina esterna, l'abbiamo appunto ricreata. È un sistema di acqua col clorozono, praticamente con delle particelle di sale. Questo crea il cloro, che è un cloro naturale, e uscendo dall'acqua sulla pelle non si sente nessun odore. Infatti anche qui dentro non sento il cloro, è molto molto speciale. E anche la piscina l'abbiamo sempre creata con l'idea delle viste sulle montagne che abbiamo. Poi sullo sfondo abbiamo creato una sauna per le famiglie, perché nelle saune purtroppo i piccoli non possono entrare, perché è una zona dedicata al riposo. E qui invece è una sauna di 60 gradi, dove posso andare, dove possono riscaldarsi. Certo che abituate, no, i bimbi all'importanza anche della vacanza, queste piccole attenzioni, anche la sauna specifica per loro è una cosa che non si trova normalmente, ecco, in tutti gli alberi. Noi siamo dell'idea che in famiglia appunto è molto importante, perché come tutti noi adulti durante il giorno dobbiamo lavorare, giorno per giorno, e così tutto l'anno. E in vacanza finalmente abbiamo tempo da dedicarci ai nostri figli, ai bambini. Perciò è molto importante per noi che si trovino bene, che si trovino più raggiano, che riescono con i genitori a instaurare quel rapporto che va perso durante l'anno, perché non si ha tempo. E qui
più tra di un tour, i bambini insomma sono insieme e possono dedicarsi e c'è molto importante appunto che i bambini si trovino bene con i genitori. E poi d'altra parte, con il parco giochi, sala giochi, il sauna, eccetera, i bambini sono anche occupati, così anche i genitori trovano un attimo di pace con loro. Sì, c'è un equilibrio perfetto tra grandi e piccoli, i momenti per stare assieme, i momenti per stare all'esterno, i momenti anche per stare all'interno, i momenti di relax in questa bellissima piscina. Immagino che i bambini amano tantissimo l'acqua. In ogni caso è una piscina anche profonda, vero? Non è proprio solo ecco, una vasca, è una vera piscina. E poi questo aspetto, no, che parlavate voi della naturalità, anche del cloro, ricreate proprio un ambiente naturale in ogni dove, sia all'esterno che all'interno. Esatto, sì. Certo che quando si arriva in camera si ricrea proprio quell'atmosfera dentro o fuori. Siamo in un ambiente... Ma chi è che ha voglia di uscire da queste stanze? Sono bellissimi, il caldo del legno, ma con una lettura, sì, nella tradizione ma anche nella contemporaneità. Questo passaggio non ci si accorge, no? Si è dentro, ma la vista spazia all'esterno non c'è nessuna barriera. Avete avuto delle intuizioni splendide per le ore del riposo. Per noi era molto importante portare la natura anche in casa. Praticamente abbiamo fatto tutte le camere nuove l'anno scorso e abbiamo fatto tutte le camere con dei balconi bellissimi per poter portare anche la natura in camera. Abbiamo fatto i balconi di vetro con le vetrate grandissime, così da tutte le camere si ha una bellissima vista sulle nostre montagne oppure su Colfosco o Corvara. Per noi è stato praticamente, noi volevamo usare i prodotti anche a costruire la casa, i prodotti che abbiamo noi qua in montagna, tanto legno, vetro e tirare la natura in camera. E le camere era anche l'idea di farle pulite, di farle schiette, di non metterci troppe cose, che siano anche senza un tempo, insomma, che non ci si annoia, che diano un senso di terra dove uno ci si sente bene, di accoglienza, di calorosità, di maniera positiva, nel senso che se uno entra in camera ci sono poche cose, non troppo poche, non minimalista, però una cosa giusta, equilibrata, che uno si trovi bene, che ci si possa rilassare anche poi guardando le vetrate verso fuori, che la natura ti entra in casa. Io mi immagino veramente dopo una giornata di sport entrare in camera, togliersi le scarpe. Questo pavimento sia della stanza che del balcone proprio si assorbe, no? La natura, il piede si rilassa. Mi immagino proprio un ambiente che voi avete studiato, non è assolutamente per caso. È vero, la pulizia, l'eleganza dello stile, ma si ricrea il benessere più autentico. Appunto, che domanda chi vuole uscire dalla stanza così grande, così spaziosa. È un paradiso nel paradiso proprio, anche l'intimità della famiglia che si diceva, qui proprio si può ricreare, non è solo dove dormire, è dove proprio stare assieme, il divano, l'angolo con la tavola, ma anche la stessa stanza così ariosa, così aperta, è splendido, perché poi si riesce comunque a trovare il proprio spazio per sé. Perché come in questa casa, appunto su due piani, no? Ecco che mi posso isolare, ecco che però posso anche stare con i miei, bellissimo questo. Abbiamo cercato di creare, abbiamo camere di tutti i tipi, un po' più piccole, anche più grandi. Abbiamo vari tipi di camera con dei bellissimi terrazzi, abbiamo camere che hanno la sauna in camera, sauna a infrarossi con alta umidità,
oppure abbiamo camere che hanno la jacuzzi sul terrazzo, appunto per creare spazi per le famiglie, da poter stare insieme senza dover magari anche scendere nel wellness dove c'è altra la gente, di creare spazi appunto dove le famiglie si possono trovare bene anche dopo un anno in una città, in un appartamento col coronavirus. Adesso insomma abbiamo cercato di creare intimità anche nelle camere. E poi c'è appunto lo spettacolo della natura, non serve proprio né guardare i cellulari, ecco, né guardare la TV, concediamoci magari qualche buona lettura, ecco. Infatti, in quel senso dobbiamo dire che il corona ci ha dato una mano, perché ci ha aiutato a capire se uno rimane proprio in camera di che cosa ha bisogno per stare bene. Quindi abbiamo creato le camere proprio sotto questa popolazione. Sia se uno da solo, oppure in coppia, oppure anche con famiglia, che in camera ognuno ha la sua parte dove sta bene. Ovvio che dopo una bella dormita, dopo essersi ritemprati, dopo aver riacquistato le forze, ecco, serve una colazione. Che dite? Andiamo. Andiamo, faccio bella colazione. In questa sala possiamo proprio fermarci, rilassarci, dialogare. D'inverno c'è addirittura il piano bar, ecco, è un'atmosfera unica. E questa atmosfera ci viene regalata anche dopo una cena fantastica. Abbiamo scoperto una cucina ladina che si sposa alla perfezione con i piatti internazionali mediterranei. Abbiamo potuto anche assaporare, no, questo misto di gusti dei vostri prodotti genuini. Sì, è vero. Allora, per noi, come già detto prima, è importante sia la tradizione e il locale, il posto. Il periodo della nouvelle cuisine, di voler esplorare il mondo di cucina, è un po' passato, quindi per noi è molto importante il territorio con le pietanze, con gli ingredienti, con le ricette del posto, come sono fra l'altro tutte le scasici, per menzionare alcuni. Poi vengono creati magari anche in un modo un po' più moderno, un po' più contemporaneo, diciamo, però le basi sono quelle, e anche come ingrediente, come materia prima, cerchiamo proprio i fornitori del posto, locali dell'Alto Adige, meno chilometri si fanno per poter avere meglio. E certo, non si trovano tutti qua a Topol Fosco, perché qua cresce poco, però meno chilometri si fanno per raggiungere le materie prime, meglio è. Abbiamo un team di cuochi molto molto bravi che cercano di coccolare in ogni senso l'ospite, sia grande che piccino, con le sue ricette. E certo, poi ognuno ha dei gusti particolari, delle voglie particolari, quindi oltre alla scelta del menu standard che abbiamo, uno può sempre scegliere le cose che più vuole, no? Noi cerchiamo veramente di accontentare tutti, anche per i bambini, che anche loro si sentono a proprio agio. I bambini mangiano anche con gli occhi, ho notato proprio delle forme, proprio dei pensieri, no, dei bimbi, piatti anche colorati, ecco, proprio studiati apposta affinché siano appetibili. Tante volte i bimbi magari non mangiano, ecco che proprio si vede, no, quell'attenzione specifica. Noi grandi siamo sì coccolati, però anche i bimbi hanno delle attenzioni. L'occhio fa la sua parte,
giustamente, perché una volta c'era solo il goulash e la polenta, ovviamente il colore marrone e giallo, oppure ti canederli, basta che era buono, che era tanto, che saziava quelli che lavoravano. Invece al giorno d'oggi uno mangia molto meno, per vari motivi, per varie linee, e l'occhio fa molto la sua parte, molto importante, fa parte del pranzo, fa parte della cena, fa parte del piatto, è molto molto importante sia per i grandi che anche per i piccoli, perché i piccoli lo vediamo anche dalle nostre figlie, se non piace l'occhio allora non lo mangiano, invece deve essere una cosa che li attrae. Penso sia anche molto orgoglioso il cuoco, no? Di poter dare, esatto, ecco, un tocco di creatività. Poi siete fortunatissimi a essere in Valbadia, perché l'Alto Adige è una terra ricchissima di prodotti proprio tipici del territorio, e come dite voi, a chilometro zero non ci pensiamo, ma sono ampie le offerte. Ecco, mi immagino in questa sala la sera con un calice di buon vino dell'Alto Adige, la scelta è infinita. Esatto, la scelta è infinita. Io anni fa ho fatto il corso sommelier, ero il primo sommelier della Valbadia. I vini sono molto importanti per noi, poi insieme al nostro capasala, che adesso è sommelier anche lui, scegliamo i vini insieme, e abbiamo parecchi vini proprio locali altoatesini, perché anche là negli ultimi anni si è fatto tanto, sono diventati molto buoni. Prima, pensando all'Alto Adige, si pensava solo, fra virgolette, ai vini bianchi. Adesso invece anche i vini rossi, anche i vini dell'esercito sono molto molto buoni al giorno d'oggi. E l'ospite perché viene qua? Non viene qua per gustare un'altra parte, sia nel piatto che nel bicchiere. Viene qua perché vuole la cosa autentica, sia sul piatto che nel bicchiere. E noi questo, noi vogliamo proporre, noi vogliamo essere autentici. E sicuramente lo siete. Marion, Carlo, siamo nella sala riposo, una skyroom, sembra di essere davanti proprio allo spettacolo di un cinema 3D. Io mi immagino qui d'inverno in totale relax mentre nevica, oppure anche d'estate con un temporale. Deve essere veramente romantico. Ecco, questo albergo si presta bene anche a dedicare, a prendersi il tempo per sé. Cosa fareste, cosa consigliereste ai vostri ospiti magari in un pomeriggio di temporale? Le saune, la zona massaggi, quali sono le offerte? Noi abbiamo sviluppato questo centro benessere anche per quando c'è brutto tempo. Gli ospiti hanno un fitness center che guarda verso il giardino. Abbiamo anche 4 sale per fare trattamenti, comunque prodotti solo locali, abbiamo prodotti di erbe, di cose che crescono solo qua da noi in montagna. Abbiamo la pergola che ha vari oli essenziali, sempre di alberi, piante che crescono nella zona. Abbiamo la Pura Fitut che fa tutto a base di stella alpina, e abbiamo la Curlands che va benissimo per l'inverno, che ha creme e prodotti più grassi al latte di capra. E comunque c'è la skyroom qua per rilassarsi, è bellissimo, cioè molto romantico anche per quando nevica, piove, oppure in inverno quando passano qua davanti i gatti delle nevi e gli ospiti magari sono qua in piscina a farsi il bagno, magari nevica e passano dei momenti molto romantici. In dubbio, veramente, estremamente romantico questo luogo. Anche mi immagino, no? Dopo anche un'ora, no? Di tapirulà oppure di ciclette, ecco, venire in questo ambiente con una temperatura ideale e ammirare il panorama e dedicarsi a se stessi. È molto rilassante, anche specialmente
spesso sì al mattino presto, abbiamo tanti ospiti che vengono al mattino presto a godersi la piscina esterna che non c'è ancora nessuno, è molto mistico, molto particolare, e le montagne, dietro c'è il Lavarello, il Lavarella, c'è la Tofana, e spesso la sera sono gialle, rosse, non bisogna andare in Australia per vedere le rosse, c'è anche qua, oppure anche al mattino spesso c'è il cielo rosso proprio come il fuoco, e poi all'esterno nuotare, che pensi di essere anche in mezzo alle nuvole, è proprio bellissimo. Sì, quel bellissimo fenomeno del rosadiro. Ma basta una settimana di vacanza? Mi sembra che sia il minimo sindacale. È molto concentrato. Una vacanza molto concentrata. Ecco. Grazie per questi consigli, anche per passare e trascorrere una giornata di brutto tempo, che in montagna non esiste il brutto tempo, perché la natura con i suoi colori, con i suoi avvicendamenti cambia ed è sempre interessante. Abbiamo scoperto una cosa in più. Possiamo portarci il benessere anche a casa con i prodotti che possiamo sperimentare qui in vacanza, i lunghi massaggi, i piacevolissimi trattamenti, per portarci un pezzo di Hotel Cappella della famiglia di Carlo e Marion e un pezzo anche di natura con i prodotti cosmetici che tanto sono importanti per la nostra pelle e per proseguire i benefit della vacanza. E quello che è il più importante è portarsi a casa un bel ricordo di questa vacanza.